Anticipazioni Il paradiso delle signore. Il ritorno di Umberto sconvolge Adelaide. La nona stagione de Il paradiso delle signore ci regala un intreccio ricco di tensioni e colpi di scena, con Marcello e Adelaide al centro di una crisi sempre più profonda. La loro relazione, che fino a poco tempo prima sembrava forte e indissolubile, viene ora messa a dura prova dalle complesse dinamiche che si sviluppano a Villa Guarnieri. Il giovane Marcello Barbieri inizia a sentirsi sempre più a disagio nel convivere con la contessa, a causa della presenza costante di Umberto e della figlia di Adelaide, Odile. Le tensioni in casa diventano così intense da far vacillare la sua fiducia e la sua serenità, al punto da fargli dubitare della solidità del legame con Adelaide. La convivenza forzata nella lussuosa villa si trasforma in un ambiente tossico per Marcello, che inizia a percepire la sua relazione come fragile e precaria. In questo clima già complicato, si inserisce la figura di Umberto Guarnieri, il quale, dopo aver subito un fallimento in Costa Smeralda, decide di tornare a Villa Guarnieri con una nuova missione: distruggere il legame tra Marcello e Adelaide. Nonostante quest'ultima sembri felice accanto al giovane, il passato non è così facile da cancellare, e Umberto, consapevole del potere che ancora esercita su di lei, si propone di riconquistare la contessa. L'atmosfera a Villa Guarnieri diventa quindi un vero campo di battaglia emotivo, dove ogni gesto e parola rischiano di alimentare le insicurezze di Marcello. Intrighi e rivalità. La strategia di Umberto. L'obiettivo di Umberto Guarnieri è chiaro: usare le sue vecchie connessioni con Adelaide per insinuarsi nuovamente nella sua vita e destabilizzare il rapporto con Marcello. Nonostante il giovane Barbieri cerchi di mantenere la calma e fidarsi della sua amata, i continui sospetti lo logorano, soprattutto vedendo come Umberto sfrutti ogni occasione per avvicinarsi ad Adelaide. Il commendatore, abile manipolatore, gioca astutamente sulle fragilità della coppia, facendo leva sul passato condiviso con la contessa. La sua strategia consiste nel riaccendere i ricordi dei tempi andati, utilizzando questi legami emotivi per incrinare la fiducia tra i due innamorati. Ogni giorno, la tensione cresce sempre di più. Marcello, già provato dal disagio di vivere in una casa dove si sente un estraneo, si trova ad affrontare un nemico insidioso che si muove nell'ombra. Umberto non si fa scrupoli a sfruttare la sua posizione di potere e il suo fascino su Adelaide, insinuandosi sempre più nelle dinamiche quotidiane della villa. Questa presenza costante diventa una minaccia tangibile per Marcello, che inizia a sentirsi sempre più escluso dalla vita della contessa. La gelosia lo corrode, e anche il legame tra Adelaide e sua figlia Odile diventa per lui motivo di insicurezza. La crescente intimità tra madre e figlia, infatti, sembra escluderlo ulteriormente, lasciandolo solo a fronteggiare i suoi demoni interiori. Il paradiso delle signore. La crisi definitiva, amore al capolinea. Mentre Marcello lotta con le sue paure, Adelaide si trova schiacciata dalle pressioni esterne e dai conflitti interiori. Nonostante l'amore che prova per Marcello, il ritorno di Umberto nella sua vita e i ricordi del passato rischiano di riaprire vecchie ferite. La contessa deve inoltre gestire il difficile rapporto con la figlia Odile, un legame complesso che, nonostante un recente riavvicinamento, continua a essere fonte di tensioni. Questa combinazione di stress personali e familiari mette Adelaide in una posizione estremamente delicata. Le manipolazioni di Umberto, il peso del passato e la gelosia di Marcello creano un vortice di emozioni che potrebbe spingere la contessa verso decisioni drastiche. La tensione culminerà in uno scontro diretto tra Marcello e Adelaide. Il giovane, ormai consumato dalla gelosia e dal sospetto, non riesce più a contenere la sua frustrazione. Umberto, che ha abilmente tessuto la sua rete di inganni, sembra aver raggiunto il suo obiettivo: mettere Marcello contro Adelaide. La contessa, stremata dalle continue pressioni, potrebbe cedere alle avances del suo ex amante in un momento di debolezza, compromettendo definitivamente il rapporto con Marcello. Questa possibilità appare sempre più concreta, lasciando i fan della serie con il fiato sospeso. Le anticipazioni non escludono che la coppia possa arrivare a una rottura definitiva. Marcello, ormai sopraffatto dal peso delle emozioni, potrebbe decidere di allontanarsi da Adelaide, mentre la contessa, combattuta tra il passato e il presente, potrebbe finire per ripiombare tra le braccia di Umberto. In un contesto dove le emozioni sono al limite e le macchinazioni esterne giocano un ruolo cruciale, nulla è scontato. Il destino di Marcello e Adelaide. Colpi di scena all'orizzonte.
Resta da vedere se Marcello e Adelaide riusciranno a superare questa prova così difficile. Il loro amore sarà abbastanza forte da resistere agli intrighi di Umberto e alla complessità delle loro vite? O il passato tornerà a dividere ciò che avevano costruito? I fan di Il Paradiso delle Signore si trovano di fronte a una stagione carica di emozioni, dove ogni episodio promette di svelare nuove sfaccettature di una storia sempre più intricata. Riusciranno i due amanti a trovare una via d'uscita da questa crisi o saranno destinati a perdersi per sempre? La risposta non è scontata, e ciò che rende questa stagione così avvincente è proprio l'imprevedibilità degli sviluppi. La storia di Marcello e Adelaide ci invita a riflettere su quanto le gelosie e i non detti possano influenzare le relazioni, anche quelle più forti. Secondo te, l'amore tra Marcello e Adelaide riuscirà a sopravvivere alle pressioni esterne? O saranno le trame di Umberto a prevalere? Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.